Bene, ora che tutto è illuminato è molto più bello. Ah, sai che forse... Non mi attacca. Buono così, buono così. Anche lui, dai. Ehi, pietra di farro, sono praticamente recuperato. Quello che ho sprecato. Super corazzatone. Allora, qua giù. Cioè, sono un po' di oggetti. Bellissimo quando fai il fulmine con la bacchetta, che la bacchetta sembra che diventa un fulmine stesso. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ora allora, hai preso tutti gli oggetti necessari. Adesso che non ho più l'acido, cappuccetto, ardia, giurare, ardia, protezione, drago, questo e rituale del sud più 2. Poi mi sarò preso incantesimi togliendo il rituale del sud. Ah, ecco, si apre questa. Oh mio Dio, cos'è? Ma gli altri due? Manda mano? No, eh. Va bene, dai, che volete? Che mezz'ora che mi state rompendo i maroni, che devo aprire una parete illusoria, ok? Ah, beh, c'è un farò. non lo posso comunque usare per rimpinguare gli incantesimi. Allora, facciamo il giro. No, dall'altra parte. Queste anime. Che c'è dentro? Ok, ci ho pensato. Oh. Dove sono finiti? Vabbè, assalto frontale, dai. Cioè che ha sfondato qualcosa. Wow.
C'ho solo poca roba. No, 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 no. Guardi, si è liberato anche l'altro. Meno riparto da qua. Allora, sfondato un po' tutti. E apriamo. No, non c'è nessuno qua per adesso. Ok. No, chi è? No, il tizio che ho liberato per sbaglio. Palle, no, lo shotgun, stai fermo, stai buono. Ok, non mi ha preso. Ok, sì, vabbè. Ok, stregone di merda. Mi conviene attirarli entrambi e ucciderli, perché sennò poi mi danno fastidio con lo stregone. Vabbè. Ci sei? Se ti attivo la porta. Dai. Beh, tiriamo lui. Girano sempre. Ok, stai là. No, no, devi stare alla porta. La porta. Ma no, la rana non la voglio. Stai là, ho detto. No, eccoli qua. No. Però che possono solo rompere cose. Sono programmati a rompere, ma non tutto il resto. Rana! C'era una. Fatti il giro? No! No, stai là. No, muro! Spandere l'anima dà sempre grandi soddisfazioni. Dove sei, stregone di merda? Stavolta è a passo quando sono arrivato alla fine. Stregone. Va bene, andiamo magia contro magia. Dove riuscirà? Sì, lo stanno, lo stanno. Puzza di boss. Chissà cosa ci trovo.
Ciao. Grande nome. Oh, un drago. Quanto cacchio gli fa? Aia! Wow. Credo che sia stato il boss più veloce che abbia mai battuto in ogni Dark Souls possibile. Abbiamo scoperto definitivamente che le stregonerie sono eccessivamente power, a quanto pare. Ora vediamo dove si va. Bel posto! Bellissimo! Sembra molto anche simile alla scena iniziale del primo Dark Souls, quella quando ci sono i draghi. Ah, mi ha dato l'ascensore. Nido del drago. Andiamo, impavidi. Bello. Molto bello. Guarda che c'è. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as one who can set bearer of the curse. It was my the ancient dragon has watched over the world for eons. Take this. Do not resist. Vediamo. Ma quante anime che non ho usato? Wow, ho fatto. Abbastanza stabile come ponte. Oh. Mai visto un ponte di corde così stabile? Ah, l'ho preso. Secondo me adesso tipo mi arriveranno addosso tutti i draghi possibili e immaginabili, considerando che li sto sverniciando le uova.
Bellissimo posto comunque. Molto, molto figo. Oh! Cosa ha fatto questo? Non rompiamo più uova del necessario. Oh, un bel draghetto con sti cosi. Si è svegliato, ragazzi. Cosa? No, non mi ha fatto danno. Buono, buono, quanti colpi mi vuoi fare? Ma così non vale.